Un saluto a tutti dal Criticone. Questa che vedete è una tazza davvero fuori dal comune. Allora, intanto ha, diciamo, questo aspetto molto newyorkese, quindi molto, diciamo, eccentrico e particolare. E qui abbiamo il solito sportelletto che ci consente di versare una parte o di bere direttamente da questo foro. E per quanto riguarda invece all'interno, se andiamo ad aprire, troveremo questa piccola ventolina, la vedete? Ecco, questa piccola ventolina tramite questo pulsante inizierà a ruotare e a girare vorticosamente per farci, diciamo, la schiuma nel latte o in quello che sia, insomma, per mischiare, diciamo, direttamente all'interno. È alimentata da queste due batterie mini stilo che non sono assolutamente comprese nel pacchetto. E che andremo a inserire dopo per fare un test. Allora, diciamo che parliamo diciamo dell'estetica. Allora, intanto il vano batteria non mi piace per niente, guardate che roba, rimane tutto quanto aperto. Questo secondo me poteva essere fatto decisamente molto molto meglio. E addirittura, se adesso lo vado a chiudere, rischio che qui, vedete, mi si apre. Anzi, probabilmente era addirittura l'ho trovato già così, era messo al contrario. Probabilmente, quindi simbolo che probabilmente era questo oggetto è stato un reso che è tornato ad Amazon e me l'hanno inviato questa volta a me. Purtroppo cose che capitano quando recensisci prodotti. E questo in ogni caso la tazza è molto solida, ha un doppio fondo, quindi di sicuro se mettete del caffè o del latte bollente non scalderà più di tanto, e anzi io direi proprio per niente, e comunque di casi c'è questo manico in plastica che vi impedirà di scottarvi. Quanto al funzionamento lo andiamo a vedere tra poco. Dunque, come avete visto, la tazza funziona bene, il latte viene montato facilmente. Le uniche cose che non mi piacciono sono il vano batteria, come ve l'avevo detto prima, comunque questa cosa, e inoltre il fatto che all'interno si sente un fortissimo odore, anzi direi più una puzza, di ruggine dentro la tazza. Questo io non so come toglierla e non so se voi siete in grado di rimuoverla con qualche prodotto. A parte questo, che purtroppo la rende inutilizzabile. Spero che ci sia il modo per risolverlo, se lo scopro ve lo farò sapere. Fino ad allora, sinceramente, non mi sento molto di consigliarvelo come prodotto.